Ciao a tutti, la Ternana è ancora ambiziosa e punta a un ottimo campionato e a un posto nei playoff in questa stagione, lo dice il nostro presidente Stefano Baldecchi nell'ultimo video che ha postato su Instagram dicendo che la Ternana è ancora ambiziosa, che può puntare alle prime posizioni o comunque un posto nei playoff, che il tecnico Andreazzoli ha la stessa squadra da quando è arrivato e che non ha fatto il mercato di gennaio, perché sostanzialmente la linea del presidente è quella di non fare il mercato di gennaio, perché le squadre si fanno nel mercato estivo e non di certo a gennaio, per cui lui rimarca questo aspetto, che da quando c'è lui non ha mai fatto calcio mercato a gennaio e ha solo dato via dei giocatori che non giocavano e secondo lui avrebbe sfoltito ancora di più la rosa. Per il resto ribadisce come ha trattenuto, nonostante varie richieste da diversi milioni di euro, i migliori giocatori. Per cui, a detta del presidente, la squadra è competitiva per un posto nei playoff e io personalmente condivido in parte, nel senso che la Ternana è competitiva, questo è assolutamente vero, però c'è un piccolo problema nella Ternana, che sono bravi di qualità i titolari, però non so se in tutti i ruoli ha dei cambi adatti. Prendiamo il centrocampo, hai Koulibaly, Tacchio e Palumbo, che sono i tre titolari forti, tutti e tre adatti alla categoria, però poi le riserve magari sono proietti, Paghera, che sì, però non ti portano, diciamo, ai playoff, per cui la competitività c'è sui titolari. Per quanto riguarda le riserve, in alcuni reparti siamo messi bene, in altri no, però tutto può succedere, il campionato ovviamente è equilibrato, per cui c'è assolutamente speranza che la Ternana faccia playoff visto anche gli eventuali scossoni che possono arrivare alla classifica. Ancora non siamo sicuri, però una Regina e un Genoa potrebbero essere penalizzate, per carità, cose di qualche punto, però cose di 2-3 punti, per cui pochi, e che non modificano sostanzialmente gli equilibri, però possono comunque pesare a fine campionato. La Ternana in questo momento è all'ottavo posto, l'ultima dei playoff, ma ha la possibilità di rimanerci, anche perché il campionato è molto ma molto corto. Sarà fondamentale la sfida di Parma, che oggi parte la prevendita. Sarà fondamentale la sfida col Parma, il derby e poi tutte quelle che vengono dopo, perché in questo momento la Ternana deve cercare di ottenere una buona media, quei cosiddetti 2 punti a partita che possono portarti al raggiungimento dell'obiettivo. Per cui staremo a vedere quale sarà il futuro delle ferie. Certo è che con il Parma è una partita, non dico decisiva, però comunque ti fa capire se sei da playoff o no. Per il resto continua la generosità immensa del presidente Stefano Baldecchi, perché innanzitutto ha fatto una donazione di 170.000 euro a Narni Sotterranea, cioè l'ha fatta al comune però di Narni, però diciamo, specificando bene la destinazione, che deve essere Narni Sotterranea, e questi soldi verranno reinvestiti per migliorare tutto l'impianto e migliorare il servizio offerto ai cittadini, perché Narni Sotterranea sostanzialmente è visitabile, e per ampliare tutto il parco sotterraneo, eccetera eccetera. Per cui continua la grande generosità del presidente Baldecchi, e non è solo questo, perché non c'è solo questo, perché poi c'è la donazione dei Terni col Cuore, che permette di rimettere a posto, di sistemare un'ambulanza, per cui il presidente, attraverso lui in prima persona o le sue associazioni, comunque molto attento alle esigenze del territorio, e questo ci fa indubbiamente enorme piacere. Per quanto riguarda la Ternana, il presidente Baldecchi sostiene che è ancora competitiva, e vediamo se avrà ragione oppure no. Non lo sappiamo adesso, purtroppo questa risposta la sapremo solo a maggio, quando c'è l'ultima giornata di campionato.